senza ulteriori indugi, io lascerei la parola a Hans per iniziare la relazione. Ok, mi sentite? Ci sentiamo. Perfetto. Allora, benvenuti alla seconda assemblea organizzata dal Coordinamento 2 maggio. Io sono Hans Abdelhamid, frequento il liceo linguistico Francesco Selmi di Modena e faccio parte del collettivo studentesco Jeunesse Engagée. Ci tengo a ringraziare tutti voi per essere qui oggi. Questo è, come sapete, il secondo appuntamento del nostro coordinamento. Poi, per chi partecipa per la prima volta e non lo sa, noi siamo nati con un pugno di studenti da tutta Italia che trovavano già inaccettabile lo stato del sistema scolastico prima della pandemia. Da anni critichiamo infatti lo stato della scuola, i cui edifici ci crollano praticamente addosso, dati i pochi fondi pubblici ad essa destinati. Dove vi sono le classi sovraffollate, formate da addirittura 30 studenti che ostacolano non solo il rapporto tra studente e docente, ma anche quello tra studenti stessi. Scommetto che non vi sono estranei, i gruppetti, le liti, la poca solidarietà di classe. Sono tutti fattori dati appunto dalla distanza tra gli studenti. La proposta di meno di 20 studenti per ciascuna classe che avevamo appunto avanzato sembrava addirittura azzardata o poco sensata. Oggi però con l'epidemia diventa una necessità, dato che bisogna garantire e salvaguardare la salute sia nostra che quella degli insegnanti e dei collaboratori. L'abbiamo detto la scorsa volta e lo ribadiamo, quelle che oggi sono assemblee virtuali, che sono l'unica forma di discussione collettiva che possiamo fare. In una fase simile, domani saranno assemblee in carne ed ossa, diventeranno collettivi delle vostre scuole, faranno la differenza all'interno di una scuola e in generale nella società tutta. E possiamo già vedere i risultati di questo, come ad esempio i vari presidi o lo sciopero del personale scolastico indetto l'8 giugno. E spesso quando si fa attività non ci si rende conto dei semi che effettivamente stiamo piantando, ma rigor d'attesa questi semi germoglieranno e chi ci ha seguito in questo mese passato dall'ultimo nostro appuntamento lo ha visto, qui su questo punto ci ritorno. E perché abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto? Dato che ci siamo sentiti completamente abbandonati da chi è di dovere, dalle istituzioni, dallo Stato, abbiamo deciso di organizzarci da soli. Da qui è nata l'idea di creare e diffondere un questionario che è stato compilato da oltre 600 studenti di tutta Italia, ma non solo. È nata anche l'idea di dar vita a un coordinamento volto a creare collettivi nelle scuole dove non vi fossero, e di ampliare e far conoscere quelli già esistenti. L'assemblea e il coordinamento permettono anche a voi studenti di trovare i giovani delle vostre scuole e creare il collettivo insieme, migliorare, diciamo, il livello dell'attività locale. E sono passati un mese e 4 giorni dalla nostra prima assemblea che si è tenuta appunto il 2 maggio, dove abbiamo raccolto le esperienze di tutti i partecipanti legate alla didattica a distanza, abbiamo stilato i nostri punti rivendicativi. Poi c'è da dire che il nostro programma è ancora da rifinire e sicuramente momenti come questi sono appunto l'ideale per compiere ciò. Ma ci sono dei punti che noi riteniamo fondamentali. Il primo, a cui ho già accennato, è non più di 20 alunni per classe. Il MIUR pone il limite a 30 studenti, ma in una situazione di emergenza il numero dovrebbe addirittura potrebbe ancora scendere a 15. E questo problema si lega anche a un'altra questione, ovvero classi meno affollate vogliono dire anche maggiori assunzioni di insegnanti, in modo tale da riuscire a distribuire meglio gli studenti. Infatti noi chiediamo l'assunzione di almeno 100.000 di quegli insegnanti, personale ATA, tra coloro che sono precari e aspettano nelle liste d'attesa da anni. E purtroppo siamo ancora lontani da questo. Per esempio, il 19 maggio 2020 è uscito il decreto chiamato Decreto Rilancio, che prevede non l'assunzione, ma soltanto l'immissione, o il ruolo, ovvero la stabilizzazione di 32.000 dei precari, degli insegnanti precari. Poi, prima di continuare, ci terrei a chiarire un punto riguardo agli insegnanti. Ovvero, noi vediamo la scuola come il luogo ideale per la formazione di noi studenti, in quanto individui pensanti, ovvero dotati di spirito critico necessario per affrontare la nostra società. Questo compito è lasciato agli insegnanti. Spesso si cade nell'errore di rappresentare la lotta studentesca come una mera battaglia contro i professori. E non è così. Uno dei nostri principi fondamentali è l'unione.
Poi sappiamo benissimo che tra i professori ci sono anche quelli autoritari e a questi ultimi non concederemo alcun tipo di sconto. Ai professori che abbassano per esempio il voto di condotta a chi occupa la scuola, abbassano il voto perché qualcuno ha usato esprimere la sua opinione politica, oppure a scuola si organizzano spesso iniziative contro il bullismo, il razzismo, il sessismo, appoggiate dal collegio docenti, e spesso e volentieri sono gli stessi insegnanti protagonisti di episodi del genere. Per non parlare poi di professori crumiri, ovvero quelli che in occasione di sciopero vanno comunque a lavorare. E secondo me bisogna chiarire due cose. La prima è che questo discorso ovviamente non si estende a tutti gli insegnanti e che, anzi, a volte comprende anche studenti, perché tra gli studenti stessi ci sono elementi che ostacolano o che ostacoleranno le nostre battaglie. L'importante nella lotta è trovare gli elementi più coscienti e attivi, e se si ha in abbastanza sicuramente il fine sarà raggiungibile. La seconda cosa da comprendere è che gli insegnanti sono spesso precari, che magari devono andare in capo al mondo tutte le mattine per fare qualche ora di supplenza in una scuola in cui non saranno minimamente rispettati. Spesso hanno stipendi miseri e una famiglia da mantenere. Non riescono a trovare giustizia e a far sentire la propria voce con i loro vertici e quindi rigettano il loro rancore, la loro frustrazione sugli studenti sotto forma di autoritarismo, dato che il potere è stato appunto a loro tolto. Si parla di sistema scolastico però perché? Perché si tratta di un sistema, di un rapporto, di un insieme di rapporti che comprende sia docenti che studenti e i cui problemi ricadono sulle spalle di tutti gli interessati. Ecco perché affinché la lotta sia valida e efficace è necessaria la collaborazione tra le due parti. Studenti e insegnanti che comprendono la necessità di modificare lo stato del sistema scolastico attualmente devono unirsi. E poi c'è da dire che anche gli insegnanti sono spesso vittime dei problemi legati alla scuola e alla didattica a distanza. L'8 giugno i sindacati più importanti hanno convocato uno sciopero di tutto il personale scolastico. Uno sciopero che nasce perché il governo ha tradito tutte le promesse di assumere nuovo personale e in generale ha mandato tutta la scuola in crisi. Noi stiamo al fianco di questi lavoratori e appoggiamo questa lotta. Infatti abbiamo deciso di invitare un ospite, una lavoratrice della scuola e attivista sindacale, Margherita, che poi ci spiegherà meglio la situazione. In generale noi studenti non dobbiamo temere il confronto e l'unione con i lavoratori. Innanzitutto perché con l'epidemia abbiamo visto il ruolo che gioca la classe operaia oggi. Classe operaia intesa come l'insieme dei salariati. Al crollo dell'economia accelerato dall'epidemia abbiamo visto per esempio l'insistenza da parte di Confindustria, che è un'organizzazione di datori di lavoro, a riaprire il più presto possibile le fabbriche, anche di settori non essenziali. Perché? Perché bisogna subito tornare al lavoro per creare profitto. Questo ha confermato la teoria secondo cui i lavoratori sono le spalle su cui si poggia il mondo. Noi studenti siamo inoltre anche lavoratori del domani. È nostro interesse lottare per un futuro migliore che non presenti un ambiente distrutto dall'inquinamento, spesso dovuto da fabbriche che prediligono i profitti all'ambiente, o peggio ancora, un futuro colorato di disoccupazione e povertà, spaventoso e incerto. Andiamo avanti. A una scuola aziendalizzata che si impegna dunque a formare i lavoratori di domani, abituandolo per esempio a lavorare gratis, che poi noi parliamo di scuola al singolare, ma bisogna qui parlare di scuola al plurale, dato che c'è differenza, come abbiamo sottolineato la scorsa volta, tra le scuole di serie A e quelle di serie B, che riflettono esattamente le disuguaglianze che abbiamo sotto i nostri occhi nella nostra società. Ok, in questa situazione si è aggiunta una crisi sanitaria. Con l'epidemia ai problemi del sistema scolastico si sono aggiunte tutte le questioni domestiche, che possono essere di natura economica, come per esempio il problema delle case poco spaziose, la mancanza di dispositivi e connessioni internet veloci, ma anche questioni personali, psicologiche, come per esempio è la violenza domestica o l'oppressione familiare, la difficoltà di trovare sostegno data la situazione. Per noi è una priorità assoluta chiedere che per tutti ci sia una banda larga, gratuita, e una piattaforma per le lezioni online che sia anch'essa pubblica e gratuita. Chiediamo che vengano forniti tablet e computer che funzionino a tutti gli studenti in modo tale che possano seguire la didattica a distanza. Chiediamo assistenza a tutti i ragazzi con difficoltà nello studio e per i disabili che sono stati completamente abbandonati in questa emergenza.
Leggevo che i genitori di persone disabili possono addirittura chiedere che i propri figli ripetano l'anno, data la portata dell'abbandono. In realtà, in generale, gli studenti sono stati abbandonati con la didattica a distanza. Infatti, dato importante è che solo il 30% degli insegnanti è riuscito a raggiungere tutti i suoi studenti con la didattica online. E al sud questa cifra si abbassa ulteriormente. Questo dimostra a quanti studenti sia stato effettivamente negato il diritto a un'istruzione vera. Ribadiamo il no all'alternanza scuola-lavoro, che già era opinabile prima, ora diventa praticamente insostenibile in un contesto dove migliaia di lavoratori perderanno il posto a causa dell'imminente recessione economica che ci si prospetta. No all'autonomia scolastica. I presidi non sono più degli educatori, ma dei veri e propri manager, che mettono in concorrenza le scuole le une con le altre. Quello che a noi interessa è che ogni studente abbia le stesse opportunità e gli stessi strumenti per una buona istruzione. Non devono più esistere le scuole di serie A e quelle di serie B. Interessante è che il 25 maggio l'Associazione Nazionale dei Presidi pubblica appunto questo documento dal titolo Proposte della ANP per la riapertura delle scuole. Ed è per l'appunto una serie di proposte di riforme della scuola. Il documento in sé è ridicolo e perciò divertente. Infatti possiamo leggere che i docenti dovranno volgere decisamente la loro attività alla promozione dell'apprendimento autentico attraverso un approccio di school improvement, ossia attraverso comportamenti di agevolazione del processo di formazione in uno scenario orientato alla cultura della competenza. L'introduzione di un vero middle management di supporto al dirigente non appare più rinviabile. In generale, lo scopo di questo testo consiste proprio nel dare potere totale al capo d'istituto, che appunto sarà attorniato da questo middle management, che sarà composto da i docenti degli alti ranghi che avranno poi una carriera e una retribuzione diversa dagli loro altri colleghi. Nel corso del documento si comprende quanto i dirigenti intendono eliminare qualsiasi forma di democrazia a scuola. Infatti si legge la proposta dell'aggiornamento della governance delle scuole, cioè delle competenze degli organi collegiali, anacronisticamente ferme alle disposizioni legislative emanate nel lontano 1974 e spesso in stridente contrasto con le prerogative dirigenziali, come peraltro denunciato già nel 2000, agli albori dell'età autonomistica. Le disposizioni legislative risalenti al 1974 di cui loro parlano, da loro definite anacronistiche e stridenti rispetto all'autonomia scolastica, sono state il frutto di lotte che hanno visto studenti e lavoratori uniti nel corso del 68. Ed è grazie ai provvedimenti del 74 che noi oggi abbiamo organi collegiali, quali il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto, la giunta esecutiva, la commissione disciplinare e il comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Questi presidi propongono, tra l'altro, la valorizzazione del ruolo dei dirigenti scolastici in materia di scelte organizzative e gestionali, sull'esempio di ciò avvenuto durante la fase fossero i servizi indifferibili da svolgere in presenza e come organizzare gli orari di apertura delle scolastiche. E non parlare dell'attivazione della stessa DAD. Si devono quindi eliminare che impediscono ai dirigenti di assumere con la dovuta celerità le decisioni inerenti alla gestione delle risorse umane, economiche e logistiche. Così come si deve ridurre e auspicabilmente eliminare la tendenza del Ministero dell'Istruzione a dettare regole di gestione del quotidiano, soprattutto in materia di personale. In poche parole, vogliono avere il completo comando della scuola e non accettano né proposte dal basso e né ordini dall'alto, proprio come dei veri e propri manager in un'azienda. Ciò ovviamente non lo fanno gratis, chiedono appunto l'incremento delle risorse economiche a disposizione del dirigente scolastico per compensare il lavoro straordinario nelle sue varie forme qualitative e quantitative. I presidi quindi vogliono avere più fondi per le proprie scuole e per le proprie tasche, e gli insegnanti invece corre l'orario delle lezioni fino a 40 minuti. Proposta a permettere agli insegnanti di non modificare il monte ore totale e di essere dunque pagati esattamente come prima.
ma di avere più tempo a disposizione da dedicare ad altre classi, perché se un insegnante, facciamo esempio banale, ha un monte ore di 10 ore, dove ogni ora dura 60 minuti, fa 10 lezioni, ma nel momento in cui una lezione dura 40 minuti, lui guadagna da ogni lezione 20 minuti, quindi ce ne sta un'altra, però verrà pagato per 10 ore di lezione. Quindi, pur di non assumere altri insegnanti, si preferisce impoverire ancora di più il nostro programma e di conseguenza la nostra formazione in quanto studenti. Non solo, ci privano anche della libertà di avere una voce in campo nelle decisioni scolastiche. Infatti noi rivendichiamo il diritto di fare assemblea di classe e di istituto online anche in questo periodo. Quindi non solo la nostra formazione a pezzi, ma anche gli edifici che ci ospitano. I fondi per l'edilizia scolastica infatti non sono dati alle scuole, ma ai comuni, e spesso il ritardo burocratico funge da grandissimo ostacolo. Noi proponiamo che lo Stato stanzi soldi per le strutture pubbliche che cadono a pezzi. Recentemente la ministra Azzolina ha stanziato 150 milioni di euro per le scuole paritarie, che secondo gli ultimi dati del MIUR accolgono circa 866.000 studenti, mentre quelle pubbliche, che ne accolgono 7.600.000, sono state praticamente abbandonate. In questo periodo abbiamo assistito al problema più grande di cui soffre la scuola, ovvero il taglio dei fondi pubblici ad essa destinati. Citerò solo qualche dato. Ad esempio, nell'anno scolastico 2019-2020, lo Stato ha stanziato ulteriori 500 milioni di euro alle scuole paritarie, mentre nello stesso periodo sono stati tagliati 1 miliardo e 800 milioni di euro all'istruzione pubblica. Poi abbiamo visto nel 2008 il taglio di 100 miliardi di euro dalla ministra Gelmini. L'Eurostat certifica addirittura un calo delle spese per l'istruzione sempre maggiore. Nel 2017 la spesa per l'istruzione pubblica è stata tra le più basse addirittura dell'Unione Europea. Per non parlare poi del problema delle manutenzioni delle strutture pubbliche, che sono sempre meno frequenti e sempre meno di qualità, e con conseguenze disastrose. Infatti solo il 26% delle strutture scolastiche a livello nazionale è agibile rispetto alle norme di sicurezza. A causa dei tagli all'istruzione, a causa dell'aumento del costo dei libri, del trasporto e delle rette scolastiche, in media uno studente su 4 abbandona la scuola prima del diploma, e al sud arriviamo addirittura a uno studente su 3. Per non parlare poi degli insegnanti, dove c'è stata una riduzione degli organici negli ultimi 10 anni fino a 100.000 unità. E da qui la nostra rivendicazione di appunto assumere almeno 100.000, di fare almeno 100.000 assunzioni nel prossimo anno, integrando anche coloro che insegnano presso scuole private e che dovessero appunto perdere il posto di lavoro. Bisogna comprendere che per riaprire le scuole sono necessari fondi. Abbiamo purtroppo visto che il governo regala ruspe di soldi alle aziende, esemplare è il prestito di 6 miliardi e 300 milioni di euro alla FCA, che in ultima istanza finiscono quindi alla famiglia Agnelli. Questi soldi non sono stati utilizzati per migliorare lo stato dell'azienda o le condizioni di lavoro dei loro dipendenti. Ne hanno versati 5 miliardi e mezzo come dividendi azionistici. Questo mentre le scuole cadono a pezzi. Ora più che mai serve proprio un piano di miliardi di euro per sistemare le nostre scuole. Miliardi che non ci verranno mai concessi. Ancora una volta vediamo come i problemi del sistema scolastico sono in ultima istanza problemi economici, legati dunque al sistema capitalistico. Il sistema al cui centro si trova il profitto, prima ancora dell'ambiente, della salute e dell'istruzione. Proprio per questo molti di noi non si limitano a lottare per il diritto allo studio, ma portano avanti contemporaneamente una vera e propria battaglia contro il sistema capitalistico. Come ci dimostra ad esempio il tentativo citato prima dei prestiti di cancellare le disposizioni legislative del 74, impegnarsi solo a riformare la scuola e non invece anche a rivoluzionare la società fa sì che tutte queste conquiste possano essere appunto possano essere revocate. Ed è nostro interesse garantire una scuola giusta anche per le generazioni future, proprio perché abbiamo visto cosa ha portato il disinteresse nei nostri confronti delle generazioni precedenti. La lotta per la salvaguardia del diritto allo studio diventa così una questione politica, e questo non ci deve spaventare, perché fare politica vuol dire esattamente questo: prendere posizioni, agire praticamente sulla base di principi per cambiare la realtà. E oggi, come diceva prima Chiara, alcuni studenti che hanno abbracciato questa filosofia
hanno dovuto lasciare la riunione prima perché nella loro città ci sono presidi, manifestazioni in occasione dell'assassinio poliziesco di George Floyd, che è l'uomo americano soffocato fino alla morte da un poliziotto per il semplice crimine di essere nero. I movimenti spontanei che hanno portato migliaia di giovani nelle strade americane dopo la diffusione di quel video virale dove Floyd gridava "non riesco a respirare", mentre questo ufficiale, accompagnato da suoi altri tre agenti, poggiava il suo ginocchio sul collo del ragazzo fino a ucciderlo, non sono estranei al tipo di battaglie che portiamo avanti noi. E questo per due ragioni principali. Uno, ovviamente, per la natura antirazzista del coordinamento. La seconda, perché abbiamo visto come anche nel paese che si è fatto un nome per il suo autoritarismo, nasce un tale movimento di massa. E quindi comprendiamo quanto sia necessario abbattere il capitalismo, il sistema che vive per il profitto, incrementa le disuguaglianze sociali e la lotta tra gli oppressi, ci distrugge il futuro. Il nostro scopo è quello di riprendercelo e lottare per una scuola giusta, e più in generale per una società dove chiunque possa vivere una vita dignitosa, a prescindere dal colore della pelle, dei confini nazionali e della propria condizione economico-sociale. Questo, tra l'altro, è stato l'ennesimo episodio di omicidio condotto appunto dal fenomeno del razzismo. Solo a Minneapolis c'erano stati, negli ultimi 20 anni, ulteriori 48 omicidi condotti per le stesse ragioni. Questa è l'avvenimento di George Floyd non è stata che la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in un momento dove più che mai è necessario un cambiamento radicale della società, e gli Stati Uniti l'hanno capito. Tra la folla c'è addirittura chi ha urlato: questa non è una sommossa, è una rivoluzione, e noi speriamo che lo sia, e speriamo che la solidarietà internazionale che stiamo vedendo oggi faccia aprire gli occhi anche ai più timidi, e faccia dunque comprendere la necessità di un cambiamento radicale della società tutta. E nell'ultima assemblea c'erano diversi interventi che riconoscevano che la discussione fosse importante, ma non sufficiente, perché discutere è importante per poi riuscire ad agire correttamente, ed esattamente quello che abbiamo fatto noi in questo mese. La prima cosa che abbiamo fatto è stata darci un secondo appuntamento, ovvero oggi, per discutere insieme sul da farsi, soprattutto a settembre, dato che, come saprete, la didattica a distanza non ci abbandonerà al ritorno a scuola. Nel frattempo, ovviamente, non siamo rimasti con le mani in mano, ma abbiamo creato un'email, assemblea2maggio@gmail.com, e un profilo Instagram, coordinamento 2 maggio, così che voi foste in grado di contattarci, esprimere le vostre idee, noi di diffondere meglio il materiale e chiarire meglio le nostre posizioni. Anche a livello pratico abbiamo cominciato a vedere dei risultati. Ad esempio, al Setti Carraro a Milano e all'ITIS dell'EDDA Fabiani a Trieste ci stiamo organizzando per costruire nuovi collettivi a settembre. A Modena, per esempio, il collettivo di cui faccio parte, Jeunesse Engagée, Gioventù Impegnata, sta raccogliendo nuovi contatti. Concludo dicendo che noi vogliamo darci un ulteriore nuovo appuntamento a settembre. Come sappiamo, in autunno il movimento giovanile è più in fiamme che mai, e con la situazione in cui ci troviamo ci aspettiamo delle vere e proprie scintille. Nel frattempo, ovviamente, noi saremo a vostra completa disposizione, in modo tale che a settembre siamo tutti pronti. Vogliamo consolidare il rapporto con i contatti presi, e questo può avvenire anche attraverso, per esempio, la creazione di un gruppo WhatsApp dove ci dividiamo le parti del lavoro e coordiniamo meglio le attività. E concludo definitivamente dicendo che, con un augurio, insomma, io mi auguro che voi, ma anche ovviamente io, noi, continuiamo su questa strada, perché il nostro lavoro paga. Dobbiamo alzare la testa e lottare per una scuola che sia libera, che sia gratuita, che sia laica, che sia per tutti, e in generale lottare per una società in cui spariscano le divisioni sociali e di classe, e sparisca così anche ogni forma di oppressione legata al genere, alla razza o di altro tipo. Dove l'aria che respiriamo sia pulita, le scuole in cui studiamo siano tanto solide quanto i nostri bagagli culturali. John Lennon direbbe: "You may say I'm a dreamer, but I know..." Ho scherzato. "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one." Grazie. Grazie mille, Ons. Adesso, per il primo intervento, vorrei invitare a parlare Margherita. Margherita è una lavoratrice della scuola e anche un'attivista sindacale. È vero, questo è un coordinamento studentesco, ma
come abbiamo detto, noi pensiamo che sia importante collegarci con movimenti dei lavoratori e quindi ci sembrava, o ci sembra opportuno che Margherita venga a portare una luce su come i professori e tutto il personale scolastico stia vivendo questo momento. Prego Margherita. Sì. Ciao a tutti, lo diceva Chiara, sono Margherita e sono una collaboratrice. Quest'anno sono entrata di ruolo dopo soli 10 anni di precariato e lo dico non per battuta perché la precarietà è uno degli elementi strutturali della scuola, cioè sono precari storici che hanno anche 20 anni, diciamo, di supplenze sulle spalle. E la crisi e l'emergenza sanitaria ha, diciamo, una volta per tutte sbaragliato il campo da tutte le illusioni che c'erano attorno all'autonomia scolastica. Quello che sta accadendo oggi e che, diciamo, comincia a stare anche nella testa e nella coscienza dei lavoratori della scuola è che questo modello è un modello che ha fallito. Noi veniamo da anni, lo ricordava anche prima Ons, di tagli, di definanziamento, di precarietà, di sottorganico, di scuole che cadono a pezzi e anni in cui la scuola ha subito un processo di forte privatizzazione, aziendalizzazione e ai lavoratori sono stati imposti enormi sacrifici. Sacrifici che hanno devastato le condizioni di lavoro ma hanno anche avuto un impatto sulla qualità dell'istruzione e quindi anche rispetto, diciamo, a quello che è più legato alle necessità degli studenti. E abbiamo vissuto, viviamo negli ultimi anni, soprattutto un processo di caporalato legato alle messe a disposizione, cioè a tutti quei docenti che vengono chiamati a discrezione dei dirigenti, che sono dei veri e propri datori di lavoro, come se fosse, diciamo, un'azienda privata, e decidono chi e come assumere. E questo è stato pagato a caro prezzo, dicevo, dai lavoratori. Questa emergenza però, diciamo, sbaraglia il campo. In questi mesi i lavoratori della scuola hanno lavorato incessantemente, non soltanto i docenti che hanno avuto chiaramente il peso maggiore, ma anche tutti i collaboratori ausiliari e amministrativi che sono stati, diciamo, in smart working a lavorare da casa. E hanno subito fortissime pressioni. Tutti i docenti lamentano un'iperconnessione, un triplicarsi delle ore di lavoro per preparare le lezioni, per provare a costruire un legame con la classe, seppur a distanza, e hanno lamentato tantissimo anche un autoritarismo crescente dei dirigenti scolastici che hanno, diciamo, messo becco su ogni tipo di lezione e ogni tipo di lavoro. E a settembre la ministra Azzolina dice che la didattica a distanza non andrà messa in soffitta, ma si ragiona di ibridi, cioè di mantenere la didattica in parte in presenza e in parte probabilmente ancora a distanza. Alla luce del fatto che il comitato scientifico fa una proposta di riapertura che tenga conto delle misure di sicurezza, che quindi tenga conto, diciamo, del dimezzare gli alunni per classe e di ripensare agli spazi. Una cosa che allo stato attuale della scuola oggi è improponibile. L'altro giorno ero al lavoro e il mio dirigente ha detto una cosa da questo punto di vista sacrosanta, ha detto: bisognerebbe avere una scuola che è il doppio di quella che abbiamo. Ed è vero, perché avere aule da dividere significa avere il doppio delle aule, avere il doppio delle aule significa avere il doppio del personale e dell'organico docente non che può, diciamo, gestire e garantire in sicurezza la riorganizzazione delle scuole. La didattica è stata percepita dagli studenti come un elemento di ingiustizia e di discriminazione, ma anche dal punto di vista dei lavoratori è stato un vero disastro. Ci sono dei dati molto interessanti, circa il 99% del corpo docente ha lamentato di averci rimesso dei soldi in termini di organizzazione, di spese legate appunto alle piattaforme, ai materiali. Molte lavoratrici, perché poi nel mondo della scuola, diciamo, c'è una componente importante di lavoro, diciamo, delle donne, soprattutto nelle scuole d'infanzia, nelle scuole primarie e negli uffici amministrativi,
hanno lamentato un carico di lavoro eccessivo, un forte stress e anche, diciamo, la gestione di casa, famiglia, figli in didattica a distanza e nel frattempo dover lavorare per garantire appunto la propria classe. E oltre l'80%, in vista di una riapertura con forme ibride, dice si rifiuta categoricamente. Questo è il quadro, diciamo, in cui i lavoratori della scuola sono stati sottoposti e sta emergendo in questo settore a tutti i livelli del personale della scuola l'idea che siamo lavoratori indispensabili, ma siamo assolutamente sottopagati, sfruttati, non considerati, e ora di cominciare a mettere sul piatto qualche proposta. Questo è un po' il quadro che in parte delineava anche ONS. E questo quadro però si scontra appunto col fatto che oggi non c'è un serio ragionamento su come ripartire. Quello che vedremo con molta probabilità sarà una riorganizzazione che impatterà sulla vita e sulle condizioni di lavoro e anche sulle condizioni di vita e didattiche degli studenti, perché potremo vedere doppi turni, scaglionamenti, orari che cambiano e didattiche miste. Questa è una cosa, diciamo, che sarà un ulteriore affondo e un'ulteriore, diciamo, pressione sugli studenti, ma soprattutto da questo punto di vista sui lavoratori. L'anno comincerà con molta probabilità con circa 200.000 contratti precari, perché oggi nella scuola mancano 178.000 insegnanti e oltre 29.000 tra personale ausiliario e personale amministrativo. E il provveditorato, come ricordava anche ONS, sta ragionando dei tetti per le classi che vanno dai 29 per l'infanzia ai 30 per la scuola superiore. Quindi questo è il quadro, ed è un quadro che impatterà non soltanto sui docenti e sul personale ausiliario, ma su tutto, diciamo, quei settori che sono legati al lavoro della scuola: gli educatori, il personale delle mense, il personale di trasporto. Quindi c'è un mondo gigantesco che subirà un ulteriore attacco. In questo scenario le proposte che fanno i dirigenti e che riportava ONS sono significative, e sono significative per una ragione ben precisa, perché a fronte del fallimento dell'autonomia scolastica, quello che si sta proponendo oggi è un rilancio di questa autonomia e anche, diciamo, un esacerbarla questa autonomia. Si attacca frontalmente il diritto allo studio con la didattica delle competenze che ricordava già prima di me ONS, ma si attacca il diritto dei lavoratori. Si discute in questo documento anche di cambiare i contratti dei lavoratori e di aumentare le ore lavorative per, finalmente, dice il documento, poter andare oltre le 18 ore canoniche che i docenti fanno in cattedra. Questo per dire qual è il quadro. E si attacca alla democrazia, perché gli organi collegiali si propone che vengano appunto tagliati, organi collegiali che regolano tra l'altro il diritto di insegnamento, la libertà di insegnamento, il diritto di organizzarsi in assemblea, il diritto di discussione, il diritto di attività sindacale. E non è casuale che in questo contesto, diciamo, in cui c'è una presa, seppur embrionale, di consapevolezza e di coscienza e anche di unità spontanea che sta avvenendo tra gli studenti e i lavoratori, che si stanno saldando su alcuni temi come quelli degli 20 alunni per ogni classe soprattutto, e su quelli appunto sul tema della didattica a distanza, si stia provando oggi a mettere in campo una scuola più gerarchica, meno democratica, anzi antidemocratica, che contrapponga i lavoratori della scuola agli studenti, cioè costruendo delle barriere laddove invece si sta tentando di ragionare e si sta arrivando, diciamo, a degli elementi di unità. E su questo dedico gli ultimi minuti del mio intervento, perché ne ho due, massimo tre. L'FLC ha convocato uno sciopero per l'8 giugno proprio sulla base di non essere riusciti a raggiungere col governo un accordo rispetto alle cose basilari che chiedeva la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, appunto, che è l'FLC CGL, ovvero i 20 alunni per ogni classe, i finanziamenti e la stabilizzazione dei precari, tutte cose che chiaramente il governo non vuole contrattare, perché sappiamo molto bene il governo da che parte sta. Questo sciopero è uno sciopero dal nostro punto di vista ancora insufficiente, perché non va, diciamo, a intaccare, non va a proporre il blocco degli scrutini, non va a mettere in campo una proposta generale di articolazione della mobilitazione. Però per noi è un punto importante, perché seppure un timido, diciamo, inizio, è un inizio sul quale noi dobbiamo provare a incalzare.
Intanto abbiamo scritto un volantino come la propria della scuola che invito anche a, diciamo, a far girare tra i nostri conoscenti, tra i nostri insegnanti, tra i nostri anche simpatizzanti che lavorano nel mondo della scuola. Ma dicevo, uno sciopero per noi che può essere un inizio per mettere in campo un piano, un ragionamento che dovrà poi vederci protagonisti a settembre. Io credo che le nostre rivendicazioni storiche, i 20 alunni per ogni classe, i finanziamenti alla scuola contro i privati, il no alla figura del preside manager e all'autoritarismo di questi dirigenti ormai che ragionano come se la scuola fosse una vera e propria azienda, oggi hanno un maggior impatto perché in questi mesi l'esperienza ha portato anche il settore della scuola a fare un passo in avanti, un salto di qualità rispetto al loro ruolo, ai loro compiti e quello che devono provare a mettere in campo. E io penso che a settembre noi ci troveremo di fronte a uno scenario molto interessante, dove l'impatto che avrà questa riorganizzazione sarà significativa sulla vita di milioni di studenti e milioni di lavoratori che appunto articolano la scuola, e noi dobbiamo provare a lanciare delle proposte che, partendo da questa prima timida mobilitazione, possano incalzare anche le direzioni sindacali e costruire un'alternativa, e concludo su questo, al modello gerarchico, antidemocratico e aziendale che ci continuano a proporre, ovvero rilanciare delle rivendicazioni che compattino i lavoratori della scuola, che invece stanno provando ancora di più a disarticolare sulla questione del middle management che ricordava Onze, chiedere un rinnovo del contratto, chiedere gli aumenti salariali per tutte le categorie per compattare questo fronte, e allo stesso tempo compattarlo costruendo un'unità con i giovani e con gli studenti. Le parole d'ordine della scuola pubblica, democratica e di qualità oggi, e sono le nostre rivendicazioni storiche, hanno un peso e una concretezza molto più immediata rispetto al passato, e per difendere e provare a proporre questo programma nelle nostre scuole, nelle nostre, nei nostri luoghi di studio e di lavoro, sarà necessario appunto contrapporre alla centralizzazione dei capi un modello alternativo, cioè degli organismi e dei comitati dei lavoratori e degli studenti con delegati elegibili e revocabili che possano discutere di questo piano, di questa proposta, della sicurezza, di come gestire e di come riorganizzare negli interessi collettivi. Io credo che questa sia una parola d'ordine che dobbiamo provare ad articolare e ad avanzare quando si riprenderà il lavoro, perché ci aspettiamo da questo punto di vista molto caldo, e abbiamo la possibilità concreta di rappresentare per diversi settori un'alternativa, perché sia all'inizio di un percorso di lotta e di mobilitazione per rimettere in discussione il modello della scuola dell'autonomia e per appunto ragionare di un'alternativa di scuola e un'alternativa di società. Grazie. Bene. Scusa se ho preso troppo. No, tranquilla. Grazie Margherita. Margherita adesso si disconnetterà, noi però andiamo avanti. È il turno di Stefano G e si prepara invece Jonathan per l'intervento successivo. Ciao a tutti, sono Stefano G e frequento un liceo a Milano. Ho preparato questo intervento per focalizzare l'attenzione su una questione che ha un'importanza fondamentale, soprattutto per noi giovani. Finora, in quanto studenti, ci siamo giustamente soffermati sulla scuola e sulla legittima rivendicazione di un'istruzione buona, gratuita e uguale per tutti. Tuttavia, dobbiamo tenere conto anche di altri fatti. Una volta terminati gli studi, infatti, come sappiamo tutti, per la maggior parte di noi le possibilità saranno due: o trovare lavoro in una realtà di sfruttamento spaventoso, oppure non trovarlo affatto. Nemmeno i laureati sono esenti da queste logiche spietate. Anche per loro i salari sono diminuiti negli anni e la precarietà è aumentata, e sempre più spesso si trovano a svolgere lavori per cui sono sovraqualificati. Dunque, noi dobbiamo lottare per un'istruzione migliore e gratuita, ma ciò di per sé non sarà sufficiente, perché il lavoro e le basi economiche per garantirci una vita dignitosa non ci sono. Inoltre, le prospettive già prima erano scure,
ma ora è certo che a causa della crisi attuale la situazione peggiorerà ancor più. Nei prossimi anni, infatti, aspettiamo ulteriori tagli all'istruzione, la caduta dei salari e ancor più disoccupazione. In più, sulle nostre spalle graverà il peso del debito assurdo del nostro paese. Il futuro è dunque ancora più fosco del presente. Tutti i fatti che ho elencato contrastano tristemente con i profitti immensi che fanno gli imprenditori sulle nostre spalle. Soprattutto bisogna notare che questi sono problemi di classe che si verificano solo per i ceti medi e bassi, poiché le famiglie più ricche non hanno difficoltà a garantire ai propri figli un futuro. In merito a queste problematiche, noi dobbiamo alzare la testa e assumere delle posizioni precise. In particolare, dobbiamo supportare la lotta della classe lavoratrice. Infatti, i lavoratori hanno tutti gli interessi nel combattere questo sistema economico rapace e dispongono della potente arma dello sciopero, grazie a cui possono bloccare la produzione. Nell'ultimo periodo, poi, si sono sviluppate le premesse che faranno riprendere la loro lotta. Un altro punto di importanza fondamentale è che non potremo risolvere le problematiche in modo definitivo con la via delle riforme. Infatti, le riforme mettono qua e là dei cerotti per alleviare la sofferenza, ma non curano la malattia, come abbiamo visto dagli esiti delle politiche adottate finora. Inoltre, nella maggior parte dei casi, possiamo fornire molti esempi a riguardo, le riforme sociali ottenute vengono revocate nel primo momento utile. Spesso poi sono finanziate facendo debito e quindi dovranno essere ripagate con interessi. Noi, in quanto studenti, abbiamo lo sguardo sempre fisso al futuro. Dobbiamo quindi ricordare ai lavoratori, nostri alleati, che la lotta non va limitata alle riforme, ma deve andare ben oltre. Così deve essere chiaro che l'unico modo per ottenere un progresso definitivo è cambiare sistema economico, come gridavamo nelle piazze per salvare il clima. Il capitalismo non è più un elemento di progresso, ma è ormai in uno stato di decadenza inarrestabile. Siamo giunti a un punto in cui ormai la ricerca del profitto, cioè il motore di questo sistema, non è più compatibile con i bisogni della maggioranza. Ecco che per garantire profitti enormi a pochi, il pianeta viene distrutto e miliardi di persone sono ridotte nella miseria. Il capitalismo va battuto e va sostituito con un nuovo sistema, il cui fine non sia garantire i maggiori profitti possibili a pochi, ma sia finalizzato a soddisfare i bisogni e le necessità della maggioranza. Un sistema che superi l'anarchia del capitalismo. Gli studenti devono continuare la loro lotta per un'istruzione migliore dentro al capitalismo. Tuttavia, deve esserci la consapevolezza che una vera giustizia sociale, ma anche climatica, o una ripresa dello sviluppo, si potrà avere solamente se ci libereremo di questo sistema marcio. Grazie Stefano. È il turno di Jonathan e si prepara invece di Giovanni, scusate. E si prepara invece Salvatore. Vabbè, Jonathan, vai tu, sei già qua. No, vabbè, se tocca a qualcun altro. Vai, lo metto dopo di te. Vabbè. E dunque, io volevo riprendere un po' il discorso che già aveva accennato Hans riguardo l'alternanza scuola-lavoro. E insomma approfondire un pochino perché dobbiamo opporci a questa novità introdotta nel 2015 dalla riforma della buona scuola. Innanzitutto bisogna capire che l'alternanza scuola-lavoro ci viene venduta in una maniera completamente falsa. Ci viene detto che serve per formarci nel senso lavorativo, a fare esperienze e quindi essere facilitati poi dopo la scuola per trovare un impiego. Ci viene insegnato che comunque è utile, è una cosa che può giovare sia ai datori di lavoro che ai lavoratori stessi,
e che in generale possa essere una spinta per l'economia. Queste sono tutte cavolate, perché in realtà, già partendo dal punto della formazione, è uno scherzo. Cioè, non è difficile sentire storie negli ultimi anni di ragazzi che, per esempio, venivano messi ad alzare una cornetta del telefono, oppure andavano nei campi a cogliere le verdure, o anche semplicemente starsene da una parte a vedere quello che succede. Questo nei migliori dei casi. Nel peggiore dei casi si finiva a essere impiegati a fare un lavoro ripetitivo completamente inutile al posto di altri lavoratori che venivano licenziati in anticipo, come è accaduto all'ex Ilva, per esempio, nel 2017, quando 4.000 lavoratori sono stati licenziati sapendo che tanto d'estate ci sarebbero stati degli studenti da sfruttare a gratis che facevano lo stesso lavoro loro. Questo in tutte condizioni non sicure. Per esempio, sempre in quell'anno, un ragazzo che guidava un veicolo di lavoro si ruppe una tibia, e questo senza che qualcuno gli desse delle istruzioni di sicurezza o anche avesse una patente per guidare quel veicolo. Questo è l'alternanza scuola-lavoro in realtà è una maniera per sfruttare meglio gli studenti, per sfruttare meglio persone che vengono messe a lavoro senza essere pagate, quello che in italiano potremmo chiamare schiavi. E non parliamo semplicemente di un pomeriggio o cose del genere, parliamo anche di 200 ore passate in un'azienda in cui non si può decidere di, per esempio, controbattere allo sfruttamento che ci viene imposto, perché l'alternanza scuola-lavoro ha un peso sulla propria valutazione. Infatti agli studenti viene spesso insegnato di essere accondiscenti, non protestare contro qualsiasi siano le loro condizioni, perché comunque saranno poi i datori di lavoro a decidere parte del voto. E questo ha portato anche in casi estremi, come è successo in Lombardia, di studentesse che sono state abusate sessualmente da parte dei datori di lavoro, e la cosa è uscita fuori solo dopo qualche mese. Noi dobbiamo opporci alternanza scuola-lavoro, perché è un nemico sia degli studenti, perché non insegna niente e ci sfrutta, ma è un nemico anche dei lavoratori, che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, perché i datori di lavoro sanno benissimo che possono sfruttare dei ragazzi. Non è una cosa che aiuta all'economia, non è una cosa che aiuta alla formazione, e anzi è solo una cosa che favorisce i datori di lavoro e i loro profitti, e i presidi, che continuano ad avere affari e contratti con queste aziende private, insieme al loro potere assoluto che stanno provando a prendersi. Noi non possiamo rimanere passivi a questo, e dobbiamo continuare a combattere l'alternanza scuola-lavoro, perché è veramente un nemico della classe operaria. Ok, grazie Jonathan. Adesso è il turno di Giovanni Grassi. Aspetta che attivo... Boh, non mi fa attivare la fotocamera. Vai tra. Io volevo parlare delle bocciature rispetto di quello che ha detto la ministra Azzolina in questo periodo. Perché con tutte le cose che ha detto in questo periodo non si è capito molto. Cioè, ha detto... ci sono state molte contraddizioni. E l'ultima cosa che ha detto, che si è capito, che gli studenti dopo questo periodo, cioè dopo questo quadrimestre di video lezioni, possono essere bocciati, e ormai l'anno la fine dell'anno scolastico è imminente. Gli studenti possono essere bocciati se hanno delle gravi carenze, che possono essere o che lo studente non ha partecipato alla maggior parte delle video lezioni, o che ha avuto o se ha avuto gravi sospensioni nel primo quadrimestre. Io volevo soffermarmi sul primo punto, perché tralasciando quelli che non partecipano alle lezioni apposta perché non hanno voglia
Cioè io mi riferisco più che altro alla gente normale che vive in famiglie normali e in cui magari, cioè, per esempio, c'è i genitori che sono due operai che non portano uno stipendio di 2000 euro al mese a casa e che magari sono anche più di uno in casa e quindi sono costretti a condividere un dispositivo in più di uno perché non si possono permettere più, cioè, tanti dispositivi. E a questo la ministra Azzolina aveva risposto che c'erano, che venivano distribuiti dei dispositivi che, dallo Stato, che però alla fine non sono visti, e quindi io mi chiedo come, cioè, mi chiedo come fa Azzolina a dire queste cose, perché un'altra cosa che ha detto è che gli studenti che hanno problemi con i dispositivi, cioè quindi che non hanno abbastanza dispositivi o che non hanno buona connessione, non saranno bocciati, saranno bocciati solo gli studenti che non partecipano apposta. Come fa l'Azzolina a controllare se hanno una connessione buona o hanno dei dispositivi che glielo permettono di partecipare? Non può. Quindi si spererà sul buon cuore dei prof che conoscono la situazione degli studenti. Però questo qui non è comunque un problema che affligge solo gli studenti, ma appunto affligge anche gli insegnanti, perché anche molti professori hanno difficoltà, perché magari hanno anche loro problemi di rete, problemi con il PC, e alcuni insegnanti sono anche anziani, quindi non è che sono molto, cioè non è che sono proprio bravissimi con il computer, e se nessuno gli spiega come funziona Google Meet o Classroom, cioè che sono le piattaforme che vengono usate, fanno fatica a usarli. Tipo io c'ho dei prof che non sanno neanche da dove iniziare a usare queste piattaforme e che quindi dall'inizio di questa situazione non si sono fatti sentire neanche una volta, perché, cioè, al massimo ci hanno scritto delle mail, ma così, ogni tanto. E questi problemi tra professori e alunni hanno fatto diventare le video lezioni proprio ingestibili da ogni punto di vista. E io mi chiedo come si farà a fare questo periodo di video lezione all'inizio dell'anno prossimo, perché se sarà uguale a questo non finirà bene neanche l'anno prossimo. Basta, finito. Ok, grazie mille Giovanni. È il turno di Salvatore e si prepara invece Zora. Mi si sente? Ok. Allora, è stato posto il problema della lotta studentesca su un piano diverso, su un piano di lotta politica, cosa a cui concordo assolutamente. Ma dobbiamo anche capire su quale piano di lotta politica effettivamente dobbiamo basarci. Vedendo gli ultimi mesi, per esempio, la ministra Azzolina si è dimostrata in tutto il suo splendore una delle ministre più incapaci che forse abbiano mai solcato il Parlamento italiano, e con i suoi ben noti e tantissimi anche dietro front, cambi di idea che sono già stati citati, su cui non mi ripeterò, e diciamo insomma che le sue dimissioni potrebbero essere un qualcosa di ben apprezzato da forse la totalità completa degli studenti italiani. Ma dobbiamo capire, è forse cambiando ministro che le cose cambieranno? La risposta è assolutamente no. Tutte le forze politiche riformiste che si sono succedute nei vari governi italiani, che vadano dalla Gelmini, che era del centrodestra berlusconiano, fino alle ultime forze di centrosinistra, hanno sempre messo i bastoni fra le ruote a quello che possiamo definire un progresso scolastico, ricitando la Gelmini ai tempi suoi, come è già stato detto, fece dei tagli mostruosi alla scuola, qualcosa di che non dovrebbe essere consentito a parer mio, così come i governi di centrosinistra, in particolare quello di Renzi, hanno introdotto le varie leggi sull'autonomia scolastica e, primo fra tutti, l'alternanza scuola-lavoro.
autonomia che concede, fa sì che le scuole possano ricevere un minimo, veramente piccolissimo contributo, cioè giriamo attorno al 20% se non meno, di fondi da parte dei privati locali, però i quali in cambio di nulla possono assicurarsi mano d'opera gratuita da parte degli studenti. E qui ritorna il discorso sull'alternanza scuola-lavoro. Noi studenti semplicemente non impariamo nulla, ma mettiamo la nostra forza lavoro a disposizione di qualcuno, non ricevendo un salario e quindi gratuitamente. Questo è un esempio, oppure, come si è già detto, il progressivo declino di posti di lavoro fra gli insegnanti, crollo degli stipendi, e così via, insomma. Un'altra illusione che in questi giorni, con lo scoppiare della pandemia, è stata avanzata e che riguarda anche la scuola è il ricevimento di circa 172 miliardi di euro da parte della BCE, la Banca Centrale Europea, in cui tutti i media stanno osannando come di questi soldi due terzi siano a fondo perduto, ossia non ci sarà la necessità di restituirli, e come gran parte di questi soldi verranno investiti nella scuola. Ma qui si viene a vedere una grandissima contraddizione, perché in primis questi soldi verranno distribuiti all'Italia nel corso di 7 anni, e che rende questa cifra un qualcosa di effimero, pochissimi contributi. E secondo, è semplicemente ridicolo pensare che la BCE, la Banca Centrale Europea, regali soldi per bontà, per generosità, insomma. Quindi semplicemente fra qualche anno assisteremo a nuovi processi di austerità in cui verranno tagliati fondi ai servizi pubblici, fra cui ovviamente la scuola, e ci ritroveremo punto a capo, se non peggio, della situazione attuale. Quindi considerando anche dietro front sul ritorno a scuola, prima si parlava di far rientrare solo gli studenti delle medie, delle elementari, poi si è introdotto il liceale, il plexiglass e tutte le cose che ben sappiamo, possiamo capire che la nostra lotta politica non deve essere basata su una lotta politica che riguardi partiti riformisti, partiti brevi, più famosi, che siano il PD, 5 Stelle, Lega e così via, ovviamente. E non perché alcuni sono di centrodestra, alcuni di centrosinistra. Il problema è che sono partiti appartenenti alla classe dominante. Classe, ricordiamo, al quale dobbiamo tutti i nostri problemi, i problemi di cui stiamo parlando oggi. Dunque, qual è la lotta politica che dobbiamo perseguire? Una lotta politica di classe, quindi senza vergognarsi di dirlo, una lotta di classe. Lotta di classe teorizzata dalla prima volta, è giustissimo e sacrosanto ricordarlo, da Marx nell'Ottocento. E qui inizieranno sicuramente i primi dubbi, ma Marx stava nell'Ottocento, le cose sono cambiate, utopia, la solita retorica che subiamo purtroppo ogni giorno. Ma in realtà non è assolutamente così, e i fatti lo dimostrano, non sono di certo io a dirlo. Hans prima ha accennato alla diminuzione degli orari, delle ore di scuola da 60 a 40 minuti, e quindi l'aumento qualitativo del lavoro da parte dei professori, e questo qui Marx nel 1800 lo chiamava plusvalore relativo, e lo rivediamo oggi nel 2020. Oppure, a fronte della crisi, sia prima coronavirus sia post, la necessità di ricercare nuovi mercati, quindi nuove privatizzazioni, e quindi processi di autonomia scolastica, sempre maggior fluire dei privati dentro un servizio pubblico. E chi lo sa se nel futuro questa cosa non aumenterà, addirittura assisteremo a una scomparsa della scuola pubblica per una sola scuola privata, oppure a privatizzazioni sull'acqua o altri beni essenziali. Le teorie di Marx non si esprimono solo da un punto di vista negativo legato al capitalismo, ma anche, per fortuna, da un punto di vista positivo. E lo stiamo assistendo in questi giorni alle rivolte, come detto prima, che potrebbero sfociare in una vera e propria rivoluzione a Minneapolis, dove finalmente la classe lavoratrice americana, i giovani soprattutto, studenti come noi a Minneapolis, stanno manifestando non solo per i diritti dei neri, ma per anni e anni, se non addirittura dalla nascita stessa dell'America, di contraddizioni legate al capitalismo, di diseguaglianze fortissime. Forse gli Stati Uniti sono una delle nazioni con le più alte diseguaglianze sulla faccia della Terra, e questa rabbia è scoppiata per motivi storici, perché forse il coronavirus ha accelerato i processi normali di maturazione della storia, la crisi economica ha avuto un bel contributo, insomma, ma fatto sta che è scoppiato, la gente si sta ribellando,
e mica solo alla gente, assistiamo alle scene dei poliziotti che picchiano i manifestanti, certo, ma moltissimi di questi sono passati dalla loro parte. L'altro giorno si parlava addirittura di alcuni quadri militari e generali che si rifiutavano di obbedire agli ordini. E quindi possiamo dire con certezza che la parola rivoluzione, che tanto spesso è stata declassata, degradata, resa ridicola da chi governa per ovvie ragioni, al giorno d'oggi non sia più un qualcosa di così tanto utopico come ci hanno fatto credere, un qualcosa di così tanto realizzabile. Ed è quindi che si torna in gioco la compattezza di classe, compattezza fra noi studenti con gli operai. E solo anche noi, alzando la testa, come lo slogan della riunione di oggi, organizzandoci, potremo effettivamente cambiare le cose. Grazie. Grazie mille, Salvatore. Se è il turno di Zora e si prepara invece Elena. Ok, buongiorno, sono Zora e volevo collegarmi a quello che dicevano anche prima i ragazzi al fatto dell'alternanza scuola-lavoro. Più che sfruttamento, che è anche quello giustamente, è una presa in giro secondo me. Vi spiego perché. Perché in situazioni come le mie, che sono una delle ragazze della nuova generazione, no? Figlia di genitori non italiani, nata e cresciuta qua, è una presa in giro perché ci portano noi della seconda generazione a fare stage in aziende, dove come stage posso permettermi di entrare nella loro azienda e dare il mio lavoro e quindi diciamo essere sfruttata, come è stato usato appunto prima questo termine. Però una volta uscita fuori da scuola, se volessi fare intraprendere appunto il mio percorso, non so, da impiegata in un'azienda, qui riscontrerei un sacco di problemi. Perché? Perché oltre al fatto di non essere italiana al 100%, come alcuni dicono, sono anche una ragazza, quindi una donna, e già questo è un problema qui in Italia abbastanza, il fatto di essere donna, quindi già qui riscontri dei problemi, porto il velo. E quindi si parte già con gli atti di discriminazione, ma oltre a questo, tipo una banca qui da noi, che ha molti filiali nella provincia, non accetta proprio nemmeno nello stage ragazzi che non siano italiani e che non abbiano veramente dei genitori italiani. Cioè, se io anche non portassi il velo, non potrei mai fare uno stage in banca perché i miei genitori non sono italiani. Quindi il fatto appunto dello stage, oltre a sfruttarci, è proprio un'illusione. Ci portano a fare qualcosa che, oltre ad essere sfruttati, non ci servirà veramente, perché non saremo in grado di appunto di accedere. Se accediamo appunto a questi posti di lavoro, ci accediamo in una maniera veramente difficile. E quindi sono veramente d'accordo con quello che si diceva prima. E una domanda che volevo fare, e spero appunto di trovare una risposta, è come faccio a creare nella mia scuola un collettivo. Perché, come qualcuno l'altra volta, ma anche oggi, ha detto, ora più che mai si vede la differenza tra le scuole di serie A e le scuole di serie B. E io posso definirmi in una di quelle scuole di serie A. Di conseguenza i ragazzi sono troppo chiusi nella loro bolla, diciamo, illusoria, che il mondo vada bene e che non esistano tanti problemi. È già tanto il fatto che quest'anno, ma già dall'anno scorso, si sono svegliati e hanno visto il fatto che il cambiamento climatico esiste e che se noi scendiamo in piazza la nostra voce comunque porta a qualcosa. Quindi come faccio io a creare un collettivo nella mia scuola con persone che comunque non vogliono svegliarsi, e quindi chiedevo appunto il vostro aiuto, come faccio a svegliare i miei compagni di scuola? Grazie mille. Grazie mille a te. È il turno di Elena. Adesso ti accendo il microfono. Ok, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, io sono Elena e frequento l'Archimede di Messina. Come già detto bene Onze nella sua relazione iniziale,
Recentemente l'amministrazione ha stanziato 150 milioni di euro per le scuole paritarie, scuole che erano già profumatamente finanziate annualmente dal contributo pubblico e scuole che per effetto del decreto Cura Italia si sono viste recapitare più di 5 milioni di euro per dotarsi di piattaforme e strumenti necessari per la didattica online. Soldi non necessari in quanto i ragazzi iscritti alle paritarie vivono in famiglie con reddito abbastanza alto e che possono permettersi le spese. A causa del coronavirus, solo il 30% delle famiglie con figli iscritti a scuole paritarie ha pagato la retta scolastica e ad aprile non è stata pagata da nessuno, ma l'amministrazione ha trovato la giusta soluzione, ovvero far pagare al povero per salvare il ricco. Il governo quindi ha stanziato ulteriori soldi per coprire le rette non pagate delle scuole private a spese dello Stato. Tutto questo mentre nelle scuole pubbliche la maggior parte dei ragazzi era impossibilitato a fare lezione o per mancanza di strumenti, di connessione stabile. Tutto questo è risultato di anni di tagli all'istruzione pubblica. La didattica online infatti ha solo messo più in luce ed esasperato la terribile situazione in cui si trovano le scuole pubbliche da anni. Come sempre, questo sistema privilegia una piccola minoranza a discapito della maggioranza più svantaggiata e per questo rivendichiamo l'immediato azzeramento di tutti i finanziamenti alle scuole private. Ogni anno l'istruzione pubblica subisce tagli sempre più pesanti, mentre i finanziamenti per l'istruzione privata, le banche, le spese militari e le grandi industrie aumentano. Dopo il taglio di 10 miliardi della ministra Gelmini nel 2008, l'Eurostat certifica un calo delle spese per l'istruzione sempre maggiore. Nel 2017 la spesa per l'istruzione pubblica è stata tra le più basse dell'Unione Europea. Durante quest'anno scolastico, mentre noi combattevamo per avere il minimo indispensabile per permetterci di seguire una lezione come si deve, lo Stato stanziava ulteriori 500 milioni di euro alle scuole paritarie, mentre nello stesso periodo tagliava 1,8 miliardi all'istruzione pubblica. Fioramonti si era dimesso proprio per questo e oggi questo tanto sbandierato decreto Cura Italia non fa altro che restituire quanto era stato tolto durante questo inverno. Nuovi finanziamenti per la scuola al momento non ce ne sono e non arriveranno mai in tempo per settembre. Tutti i comuni, regioni, i sindacati li chiedono e il Premier ha dato una risposta alle 8 di sera rivolgendosi alla Ministra dell'Istruzione dicendo che con i molti soldi che arriveranno dall'Europa dovranno fare un forte investimento su scuola, università e ricerca. Nel decreto legge però ci sono 1,4 miliardi di euro per la scuola e sono necessari, secondo quanto dicono gli enti locali, almeno 3 miliardi aggiuntivi. Le conseguenze dei tagli sono che solo il 26% delle strutture scolastiche a livello nazionale è agibile rispetto alle norme di sicurezza. Le scuole cadono letteralmente a pezzi, bastano due gocce d'acqua per far cadere soffitti, far rischiare la vita a studenti e al personale scolastico. In moltissime scuole, invece, nel migliore dei casi, si deve ricorrere a tecnologie avanzate per contrastare l'acqua, come l'uso di secchi, stracci e simili. Si potrebbe andare avanti con gli esempi per ore e ore, fino a coprire le centinaia di scuole colpite dalle piogge, persino la mia, grossi problemi strutturali, ma quello che ci interessa è risalire ai veri autori di un simile scandalo. Infatti, c'è chi attribuirebbe la situazione al fato, ma non è assolutamente un caso che le strutture ad aver subito più danni siano state quelle pubbliche. Infatti il 40% delle scuole non ha un sistema antincendio conforme alle normative. Le manutenzioni sono sempre meno frequenti e sempre meno di qualità, con conseguenze disastrose. A causa dei tagli, dell'aumento dei costi dei libri, del trasporto e delle rette scolastiche, in media uno studente su quattro abbandona la scuola prima del diploma. E al sud arriviamo anche ad uno su tre. La situazione peggiora per gli studenti affetti da disabilità. Nella regione Lombardia uno studio ha dichiarato che ci sarà in due anni una riduzione del 60% dei fondi ai disabili per famiglia. Dopo che nel 2018 c'era stata una riduzione del 40%, con questo verrà anche abbassato il contributo minimo mensile, che prima era di 900 euro e adesso è di soli 400. Per non parlare degli insegnanti, perché negli ultimi 10 anni c'è stata una riduzione di 100.000 unità,
Da qui la nostra rivendicazione di fare almeno 100.000 assunzioni nel prossimo anno, integrando anche coloro che insegnano presso le scuole private e che perderanno il proprio posto di lavoro nel servizio pubblico. Ripeto ciò che ho detto all'assemblea del 2 maggio, ovvero l'assemblea che ha dato il nome al nostro coordinamento, alziamo la testa, lottiamo per una scuola pubblica, gratuita, laica, democratica, di qualità e di massa. Lottiamo in via più generale contro il capitalismo. Grazie. Grazie a te Elena, vorrei fare un breve intervento io e poi lasciare la parola a Noemi per le conclusioni di questa assemblea. Secondo me è stata un'assemblea molto positiva perché oltre ai temi che riguardano più strettamente la scuola sono usciti altri temi e altri problemi che ci stanno davanti, che dobbiamo assolutamente affrontare nel prossimo periodo. Abbiamo parlato anche di razzismo, di xenofobia, di discriminazione, dello sfruttamento non solo degli studenti ma di tutti i lavoratori e della crisi che si prepara davanti a noi, una stagione di lotte, una stagione di tumulti. Ed è stringente la necessità di avere una discussione anche tra noi studenti su questi temi, perché già in passato gli studenti sono stati uno strato sociale di fondamentale importanza per legarsi e accendere le lotte dei lavoratori per cambiare la società. E quindi organizzarci tra noi nella maniera più semplice, che poi è quella dei collettivi, per riuscire a discutere, per riuscire ad avere una discussione che non sia soltanto un banale elenco dei problemi della società, come a volte nelle ore di educazione civica ci capita di fare in classe, ma una discussione che vada a centrare i punti di quelli che sono i problemi e di quelle che sono le soluzioni, è assolutamente importante avere delle strutture come dei collettivi. E adesso urta una domanda assolutamente legittima da parte di Zora: come faccio a creare nella mia scuola un collettivo? E io penso che sia una domanda che in questo momento si stanno ponendo in tantissimi, sia persone che sono qui in questa assemblea, sia persone in un po' tutte le scuole del nostro paese e non solo. Creare un collettivo può sembrare, per chi magari è da solo, non ha intorno a sé un giro di amici che vorrebbero supportarlo, oppure si trova in una scuola, come diceva Zoroa, d'elite, oppure in una scuola particolarmente martoriata da condizioni critiche, quindi dove sembra difficile, se non quasi impossibile, collegarsi con altri studenti. In realtà noi dobbiamo pensare che sicuramente in tutte le scuole di questo paese ci sono almeno 2-3 persone, proprio minimo, che vogliono aiutarci e fare queste discussioni. E quindi il pensiero di essere da soli non deve assolutamente spaventarci. Non voglio entrare qui nei dettagli tecnici di come creare un collettivo, perché ogni scuola è un po' un caso a sé, a seconda di quali canali si possono usare per comunicare con gli altri studenti, piuttosto che dell'indirizzo della scuola, degli orari della scuola. Ma volevo riportarvi quella che è stata un po' la nostra esperienza con le ragazze del SETI, che purtroppo oggi non sono potute venire. Grazie al questionario con cui abbiamo lanciato l'assemblea del 2 maggio, siamo venuti in contatto con queste ragazze che in parte ignoravano vicendevolmente la propria esistenza all'interno della scuola e la propria volontà reciproca di fare in collettivo. Grazie a questo lavoro invece siamo riusciti a metterci in contatto, ci siamo trovati, abbiamo fatto un gruppo WhatsApp, abbiamo fatto delle chiamate Zoom per discutere della situazione all'interno della loro scuola e di come si poteva cercare di lanciare questo collettivo, e abbiamo preso l'accordo di produrre questo volantino in settembre che decidesse la nascita del collettivo con un tema di una discussione e semplicemente farlo girare dai rappresentanti d'istituto che nella loro scuola hanno comunque una chat con cui possono diffonderlo agli altri studenti. E sostanzialmente è questo quello di cui si parla, ovvero riuscire a produrre qualcosa che possa dire a tutti gli altri ciao, noi ci siamo, vogliamo discutere di questo, chi vuole venire si trovi qui in questa ora. E anche se sembra banale
o quasi ingenuo, è quello che in effetti funziona. Io nel Volta, che è la mia scuola, ho dimenticato di dirlo, a Milano, faccio collettivi da ormai tutti i 5 anni che ho passato lì dentro, e ogni volta è stato questo, ovvero anche un piccolissimo, ristrettissimo numero di studenti che si mettono insieme e decidono di lanciare questa iniziativa, e poi a cascata gli altri si uniscono, si aggregano, perché ancora di più in tempi come questi è molto facile trovare qualcuno che abbia voglia di interagire con noi, di unirsi e di lottare. E io volevo chiudere il mio intervento dicendo che è anche per questo che abbiamo fondato questo coordinamento, perché siamo consapevoli che per qualcuno da solo è difficile, magari qualcuno che non ha avuto esperienza politica prima d'ora, non ha mai fatto un collettivo, non ha mai fatto assemblee di questo tipo, è difficile riuscire a mettere un attimo d'ordine, a fare una scaletta, a fare un volantino. E noi vi preghiamo di aiutarci ad aiutarvi, cioè scriveteci, diteci: ciao, sono Tizio di questa scuola, vorrei fondare un collettivo, mi date una mano? E noi siamo felicissimi non soltanto di dare una mano a chi vuole fondare un collettivo, ma anche per chi non ci riuscisse o per chi ne abbia già uno ma volesse approfondire o discutere di altri temi con noi, anche di discutere di questi temi che abbiamo accennato adesso e anche di molti altri. E quindi vi chiederei soltanto di non avere imbarazzo, non avere timore e scrivere. E adesso lascerei a Noemi la parola per fare le conclusioni. Mi vedete? Okay. Vediamo. Allora, ciao a tutti, io sono Noemi Giardiello e frequento l'Istituto Pareto di Milano. Questo coordinamento studentesco è nato da poco, ma vediamo già dei risultati incredibili. Siamo riusciti a metterci in contatto con studenti di tutta Italia che non solo ci hanno identificato come un punto di riferimento, ma che hanno lavorato con noi, condividendo le nostre idee e i nostri punti rivendicativi e iniziando un lavoro nelle scuole. Questo lavoro è fondamentale. È l'unico modo per cambiare le cose è facendole insieme, cercando di far arrivare le nostre idee al maggior numero di persone, facendo un lavoro concreto di creazione, di consolidamento dei collettivi, partecipando alle manifestazioni, come stanno facendo oggi molti giovani e nostri compagni che non hanno potuto partecipare a questa assemblea perché sono in questo momento nelle piazze, e come faremo anche noi di Milano e di Messina e di tante altre città domenica, per sostenere e per far nostra una lotta fondamentale, la lotta contro il razzismo, ma non solo. Questa è una lotta contro l'autoritarismo, contro l'abuso di potere, contro la violenza della polizia. L'omicidio di George Floyd è stato solo l'ennesima ferita, ma la rabbia e la disperazione che covava e che cova la popolazione degli Stati Uniti, sia tra i neri che tra gli ispanici che tra i bianchi, era destinata a scoppiare da un momento all'altro. Il sistema ha fallito. Il tasso di omicidi di persone di colore disarmate da parte della polizia ha subito un'accelerazione inaudita negli ultimi 6 anni. Ma perché diciamo che è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Negli Stati Uniti le 400 famiglie più ricche possiedono la stessa ricchezza del 50% più povero della popolazione. Nel corso degli ultimi 30 anni il divario tra i redditi dei ricchi e i redditi dei poveri si è costantemente allargato. I manager delle grandi aziende guadagnano 2.000 volte di più dei loro lavoratori meno pagati. Abbiamo però visto tutti che in questa emergenza sanitaria i manager si sono rifugiati nelle loro residenze lussuose senza muovere un dito, mentre i lavoratori, gli operai, sono loro che non si sono fermati nemmeno un giorno, che hanno rischiato la vita. Ma questo non è un caso. Infatti sono loro
gli unici che portano ricchezza nel paese sono loro la base dell'economia, coloro che portano avanti tutto. Tutto questo però non pensiate che sia un fenomeno che avvenga solo negli Stati Uniti. Il 2019 si è caratterizzato come l'anno delle rivolte. Le abbiamo viste in tutta l'America Latina, nel Medio Oriente, in Francia, in Inghilterra, in India, in Centro America e potrei continuare. In un contesto già esplosivo, una pandemia globale ha solo accelerato il processo di radicalizzazione sociale. Questo virus ci ha messo di fronte alla cruda realtà. Siamo immersi in una crisi economica senza precedenti, ma anche prima lo eravamo. Dal 2008 il sistema capitalista sta vedendo una crisi di dimensioni mondiali che ha portato a livelli di precarietà e povertà mai visti prima. La disoccupazione giovanile sta crescendo rapidamente ovunque. In Spagna più del 55% dei giovani sono disoccupati. In Grecia lo è 2 su 3. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti gli studenti devono indebitarsi per poter accedere ad un'istruzione delle scuole superiori o ad un'università. In Italia la disoccupazione giovanile supera il 30% e al sud raggiunge punte del 60%. La prospettiva che noi giovani dobbiamo affrontare oggi è quella di una vita fatta di insicurezze. Ma tutto questo non riguarda solo il nostro futuro. Riguarda anche il nostro presente. In questi anni le politiche di austerità hanno demolito la scuola pubblica e questo governo non è migliore di altri. Si vantano di aver investito 3 miliardi per l'istruzione, che in realtà sono quelli che avevano tolto lo scorso autunno, quando non a caso il ministro Fieramonti si era dimesso. Di questi 3 miliardi, la metà saranno stanziati per le scuole superiori. Circa un terzo andrà alle scuole private che ricordiamo dovrebbero esistere senza oneri per lo Stato. L'80% di quello che resta poi andrà a stabilizzare le condizioni di 30.000 insegnanti che però erano già in organico lo scorso anno, per quanto precari. Questo significa che non c'è un reale aumento dei numeri, ma solo una riconferma. Per l'edilizia, la messa in sicurezza e la fornitura di dispositivi restano veramente delle briciole, circa 150 milioni, che sono assolutamente insufficienti per assicurare la ripresa delle scuole a settembre con tutte le garanzie sanitarie promesse dalla ministra Azzolina. Esiste anche il pericolo che qualcuno pensi di usare la didattica a distanza per fare nuovi tagli, non solo per le scuole superiori ma anche per l'università. La didattica a distanza piace proprio per questo alle classi dominanti, ma continuare con essa provocherebbe un tracollo ancora maggiore del livello di istruzione e di formazione del nostro paese, perché abbiamo visto come abbia fallito miseramente. Le classi sono troppo affollate. La media nelle scuole superiori supera i 29 alunni per aula, con punte che arrivano fino a 34-35 alunni. Rivendichiamo che per il necessario distanziamento sociale non ci siano più di 20 alunni per aula e anche meno in caso ci fosse un aggravamento del contagio. Di conseguenza, servono, come già ribadito, molti più insegnanti, almeno 100.000. Servono molte più aule in un contesto nelle quali già le aule esistenti per la maggioranza non sono a norma di sicurezza. Le risorse necessarie dovrebbero essere almeno 10 volte superiori a queste cifre. In caso contrario, peserà tutto sulle tasse scolastiche che le famiglie dovranno pagare. Noi rivendichiamo che la scuola sia gratuita, che siano garantite pari opportunità e che ci sia la piena agibilità democratica. Basta con i presidi manager. L'Associazione Nazionale dei Presidi ha avanzato delle proposte estremamente autoritarie e che noi respingiamo, come per esempio quella di abolire gli organismi democratici e rappresentativi degli insegnanti e degli studenti. Dobbiamo difendere i decreti delegati del 74
che sono stati una conquista fondamentale delle lotte studentesche del 68. Basta con l'autoritarismo. Le scuole sono dei luoghi educativi e non delle caserme. Difendiamo il diritto di assemblea, il diritto di sciopero, il diritto all'autogestione. Per questo il movimento sorto a Minneapolis è di grande ispirazione per tutti noi. Jonathan ha parlato e spiegato bene la questione dell'alternanza. Ha citato alcuni casi davvero estremi. Io posso parlare però della mia esperienza. Nella mia scuola, le prof che si occupano dell'alternanza scuola-lavoro ci parlavano con grande eccitazione di questa autonomia scolastica, nemmeno fossero membri del consiglio di amministrazione della Toyota, e quando uno dei genitori ha domandato se la scuola giustamente si facesse carico almeno dei pranzi e delle divise, non solo la risposta è stata negativa, ma è stato citato il caso di un albergatore che aveva chiesto alle ragazze di andare con tacchi alti e gonne corte, e nonostante la richiesta di un genitore di interrompere immediatamente la collaborazione con questo albergo, ciò non è avvenuto per volontà delle stesse insegnanti manager. La cosa peggiore è che questi datori di lavoro inviano una valutazione che è parte integrante della valutazione scolastica finale. Ormai sono i padroni che ci danno i voti a scuola. Vogliamo anche una scuola laica, rispettosa delle differenze religiose, politiche, culturali e di orientamento sessuale, dove non ci siano giovani spinti a suicidarsi per il mancato rispetto delle loro diversità. Da vicino nessuno è lontano, e noi respingiamo la presunta normalità che vogliono imporci dall'alto. L'ora di religione cattolica prevista dal concordato dell'84 deve essere abolita. Ciascuno è libero di professare la propria religione fuori dalla scuola pubblica, nei luoghi di culto. Le religioni hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia e questo non lo può negare nessuno, ma queste possono essere studiate nell'ora di storia e tutte, non soltanto una. Esistono centinaia di migliaia di giovani che non sono cattolici, che professano altre religioni o come me che sono atei. E non capisco perché debbano essere discriminati e messi in aula, in aule appartate, a svolgere ore alternative improbabili che servono solo a giustificare il privilegio di una religione su tutte le altre. Noi lottiamo per l'abolizione dell'ora di religione e l'assorbimento degli insegnanti di quella materia nell'organico generale dei docenti della scuola pubblica. Peraltro, sono registrati numerosi casi di soprusi che sono stati arrecati a questi insegnanti per decisioni della curia, che li seleziona in maniera arbitraria, seguendo le proprie norme e non quelle previste dall'ordinamento repubblicano. Questo fa parte dei tanti privilegi della Chiesa, come il mancato pagamento dell'IMU o la concessione dell'8 per 1000, risorse che sarebbe giusto destinare alle politiche sociali e alla scuola, per le quali c'è sempre carenza di fondi. Nel decreto approvato questa notte, oltre a confermare tutte le proposte che abbiamo criticato, si aggiunge al paradosso di considerare una concessione che le famiglie dei disabili possono richiedere la ripetizione dell'anno per i propri figli. A nostro giudizio, questo rappresenta un'ammissione di fallimento di questo governo nei confronti di questi giovani ai quali sono state tolte ripetutamente fondi per le loro politiche di sostegno. La nostra critica al governo e alla ministra Azzolina è netta ed è radicale, ma lo è ancora di più quella nei confronti di una destra razzista, becera, che in passato, prendiamo ad esempio la ministra Gelmini, ha contribuito in maniera ancora più evidente con tagli feroci alla distruzione della scuola pubblica. Per cui, se la ministra Azzolina è bocciata, Salvini è strabocciato. Non vengano a raccontarci delle favole personaggi della Lega che hanno tolto la mensa ai bambini immigrati perché le famiglie non avevano possibilità di pagare le rette scolastiche. A questi personaggi direi solo vergognatevi.
Oggi è il 6 giugno, lunedì finisce la scuola. Dobbiamo prepararci per il ritorno a scuola nel mese di settembre. Non sarà un autunno facile. Troveremo il caos più generalizzato e abbiamo un solo modo per far valere le nostre ragioni, quello delle mobilitazioni, della lotta. Chiara ha risposto molto bene alle domande di Zoura su come costruire un collettivo, quindi non aggiungerò altro. Oggi il nostro coordinamento si costituisce sulle basi programmatiche che abbiamo discusso e si dota di un nome significativo su cui ci siamo confrontati nei giorni scorsi e che propongo di assumere. Alziamo la testa. Considero che questo sia il nome che deve prendere questo nuovo organismo di lotta che, seppure nato per canali virtuali, diventerà una forza materiale, visibile e presente in centinaia di scuole nel prossimo autunno, gettando il guanto di sfida contro tutti coloro che in questi anni hanno distrutto l'istruzione pubblica, che è la principale risorsa, la più fondamentale di tutte, in un paese che osa definirsi civile. Lottiamo, studenti, per il nostro futuro. Grazie mille, Noemi. Ragazzi, l'assemblea è finita, io però vorrei ricordarvi ancora una volta quello che abbiamo detto, ovvero l'importanza di riuscire a organizzarci, e per questo vi ricordo che se volete contattarci per avere una mano a fondare un collettivo piuttosto che a discutere di temi che vi interessano, potete farlo o alla mail assemblea2maggio@gmail.com o sul nostro profilo Instagram, che abbiamo già citato all'inizio della riunione, coordinamento 2 maggio. Entro domani, dopodomani, cambieremo il nome anche della pagina in Alziamo la testa, quindi se fate un po' tardi, cercatelo lì. Spero che l'assemblea vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima, a settembre.